Da venerdì notte non si hanno notizie di Giacomo Sparacio, un anziano di 91 anni che si è allontanato dalla sua abitazione di via Cotò 32 a Bagheria e non è più tornato. Faccio un appello a chi avesse notato mio padre che si è allontanato da casa intorno alle 3 di venerdì notte di fornirci notizie, dichiara il figlio Salvo Sparacio, oppure di comunicarlo al più vicino posto di polizia o meglio ancora al numero unico 112. Mio padre ha una statura di 1,60 m, i capelli bianchi e gli occhi verdi. Quando si è allontanato indossava un giaccone di colore verde scuro, pantalone blu e scarpe nere. Lo abbiamo cercato sia di giorno che di notte, ma senza esito. Ci siamo recati anche nei paesi vicini, fino a Villabate. Non è la prima volta che Giacomo Sparacio esce di casa senza dare notizie, perché a causa dell'età ha problemi geriatrici e non ricorda le cose. Da 6 mesi una donna di mezza età dorme all'interno di un'automobile posteggiata davanti alla chiesa di San Pietro Apostolo. E quello che accade a Bagheria, tra l'indifferenza di tanti, tranne dei volontari della Caritas cittadina e parrocchiale, che le permettono di fare una doccia, avere il vestiario e il cibo per sfamarsi. Maria Sidoti vive delle regalie dei cittadini che le offrono per il servizio di posteggiatrice nella zona di via Mattarella, dove ci sono tanti esercizi commerciali. L'amministrazione comunale ha promesso un aiuto. Conosco molto bene il caso della signora Maria Sidoti, dichiara l'assessore alle politiche sociali Francesco Gurrado, e siamo pronti ad aiutarla. Contatterò il responsabile della Casa di Nazareth per un alloggio provvisorio in attesa di una soluzione definitiva. C'è da dire comunque che la signora Maria è già stata ospitata in passato nella Casa di Nazareth, ma se n'era andata volontariamente. Selezionate dall'amministrazione comunale di Bagheria 5 associazioni sportive dilettantistiche che offriranno un servizio gratuito alla comunità per il progetto Sport nei Parchi. Le associazioni sportive che hanno presentato domanda sono il Gabbiano Sostegno Docet, Pedoni Uniti, Natura e Sport Bagheria, Pallacanestro Bagheria 92 e la Polisportiva Atletica Bagheria. Il Comune aveva aderito al progetto Sport nei Parchi, Urban Sport Activity e Weekend, che promuove l'utilizzo di parchi e aree verdi messe a disposizione delle associazioni sportive del territorio per lo svolgimento di attività all'aperto in collaborazione con l'ANCI e Sport e Salute. L'arte, una carezza e un faro per i fibromialgici è il tema della serata di sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica organizzata da Carta Liotta, che si svolgerà questa sera alle 20:30 nei locali dell'ex chiesa di San Mattia e Crociferi a Palermo. Interverranno tante personalità per promuovere l'arte, la solidarietà e le eccellenze di Bagheria. Tra questi gli artisti del 25 giugno Salvatore Cataldo, Concetta Ducato, Silvana Vanza, Giovanni Varisco, Anna Savona, Giovanni Frattini, Ignazio Caviglia, Vincenzo Raspante, Francesco Caruso e Paolo Roppolo. Nel corso della serata previsti alcuni intermezzi musicali con il pianista Giovanni Moncada, il chitarrista Francesco Maria Martorana e il duo Giuliana ed Ezio Di Liberto accompagnati dal maestro Antonio Zarcone. Al termine degustazione di prodotti tipici locali con l'immancabile sfincione bagherese. Allora, giorno 11 dicembre ai Crociferi a Palermo stiamo organizzando gli artisti del 25 giugno che prende il nome di questo gruppo che siamo partiti per una beneficenza per l'Emilia Romagna, poi nella Via dei Tesori un percorso e il giorno 11 appunto siamo a Palermo dove ci sarà una serata all'insegna gli artisti, l'arte di Bagheria con la fibromialgia, quindi siamo sensibili a questa beneficenza, però vogliamo parlare di Bagheria. Dico, per la prima volta Bagheria si sposta a Palermo, parleremo delle nostre bellezze, dove ci saranno delle proiezioni, ci sarà un reparto di gastronomia dove Michele Ballistrelli parlerà che a Bagheria in questo momento sta diventando una sorta di boomerang del settore, e parleremo di turismo. Nonostante il freddo di ieri mattina, i giovani di Plastic Free hanno dato vita ad una manifestazione organizzata con la partecipazione di SOS Metal Detector Nazionale, ODV Oggetti Sbarriti, per ripulire l'arenile della spiaggia La Capannina d'Altavilla Milicia. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell'amministrazione comunale. Raccolti 100 kg tra plastiche e lattine, 40 kg di vetro, 40 kg di indifferenziata, tanta carta e anche 15 ingombranti. Prossimamente i giovani torneranno a pulire le spiagge come del resto hanno sempre fatto. Noi siamo I lavori di adeguamento del depuratore comunale e l'ampliamento della rete fognaria di Santa Flavia, che sarebbero dovuti iniziare a settembre scorso, slittano. L'impasse, a causa di una politica che nomina ai vertici della struttura commissariale siciliana propri esponenti che non posseggono competenze tecniche. Da indiscrezioni pare che la struttura commissariale starebbe nominando diversi tecnici del settore come consulenti, dichiara Luigi Tanghetti, presidente del Circolo Lega Ambiente Bagheria e Dintorni, rallentando di fatto le procedure. Questo è un esempio di politica che non tiene conto dell'ambiente e della salute dei cittadini, e si verifica anche quando si mettono in posti tecnici politici che non conoscono la materia. La scorsa estate il sindaco di Santa Flavia, Giuseppe D'Agostino, aveva convocato un tavolo di lavoro che si è svolto a Villa Filangieri per fare il punto della situazione sullo stato dell'arte dei progetti del depuratore comunale in zone esterne del centro urbano di Santa Flavia. Il costo complessivo delle opere che dovrebbero essere realizzate è pari a oltre 15 milioni di euro che dovranno essere affrontati dall'ufficio del commissario unico per la depurazione.